Attenzione, voragine. Madonna. Cos'è qua? Capo. Ehi, la la, Wow, questa è... Questa è classe. Sembrava quasi un'opera d'arte. La chiamerò Frana su asfalto. Potrei fare una foto e venderla all'asta. Dopo che hai visto la Francia e la Svizzera, cioè, torni in Italia in moto e, cioè, vabbè, piangi. Beh, guarda. Però guarda quante balle di fieno. Infatti ci sono le balle di fieno. Ci sono le colline. Qualche curva c'è. Ma manca 1:12 ad arrivare in cima al passo. Quanto? 1:12 per arrivare in cima al passo. Così sembra. Ma che cazzo è? Ma cos'è? Beh, allora non è questo ancora, immagino. Vabbè, ma iniziamo ad approcciare delle colline. Ah, ok. Guarda, inizia a salire, senti che fa più fresco, 33 gradi. Sulla prima quanti erano? 33. Allora? Infatti non fa più fresco. Ah. Anniversario della prima corsa di Enzo Ferrari. E probabilmente non rifanno l'asfalto da quella volta lì. Ah, ok. Occhio ai ciclisti. Qua se vai forte entri in casa. Sì, veramente. Occhio, dislivello. Salve, salve. Salve, salve. Cosa stai facendo? Sto sistemando un po' la GoPro. Non so mai se ci sto nell'inquadratura. Oh, un po' di aria fresca. 31. Beh, dai, si sentono tutti. Allora, per ora ho percepito un minimo di emozione. Ma proprio un minimo. Ma perché non sali in moto da un anno? E vabbè, cosa c'entra? Ah, ma dici per la strada? Sì. Ah, ok. Wow, che figo questo asfalto. Mi si imballa il KTM. Scala la marcia. L'ho scalata. Dai che siamo a Terenzo. Qua hanno asfaltato, attenzione, hanno asfaltato. Devi dirmi se c'è qualcuno. Nessuno. Nessuno, ancora nessuno. Sì, ho superato, mi ha fatto passare il tizio. Ok. Sì. Ecco, adesso non ci sento più. Mi ha assordato. Siamo ai boschi di Bardone. Dove sei andata a fare la camporella? Perché? Perché sono boschi? Sì. Ah, wow. Poi Bardone fa anche rima con guardone. Ah. Attenzione, una curva. Devo essere sincero, pensavo peggio. Strada chiusa per rana. Questo è un problema, però. Questo è un problema che affronteremo telecamere spente. Meanwhile.
Mi è arrivato qualcosa sul petto. Curva. Altra curva. Un'altra curva, ma dalla parte opposta. Curva destra. Curva sinistra. Curva destra. Salve! Salve! Ah, Dio! Quel punto esclamativo lì non preannuncia niente di buono. Tipo questo? Tipo questo? Sì, beh, qua qualcuno ha battezzato gli alberi. Salve! Salve, questo è antipatico. Non ha salutato. Ai, scoscesa. Attenzione. Signore, guarda le macchine e le moto che passano. Salve! Ma questo cos'è? Il passo, ma è già il passo o no? Ma io che ne so, non ci ho mai stato. Io ho impostato il percorso. Io seguo il navigatore. Ah, ok. Magari c'era scritto entra nel passo della Cisa, prosegui nel passo della Cisa, non so. No, dice che mancano... Ma è un po' confuso perché dice 26 km, 1 ora e 4 minuti. Beh. Mi sa che... No, non ci siamo coi tempi. Non... Se sono 26 km non può essere 1 ora e 4 minuti. Non credo proprio. Forse in bicicletta. Ci sto riprendendo la mano che sono stato fermo un anno praticamente. Anch'io sono arrugginita. Cioè usarla andare in ufficio e fare l'autostrada dritta non lo calcolo neanche. Attenzione, voragine. Madonna. Cos'è qua? Il problema è se, cioè, non puoi farle veloci se strane, perché, cioè, se ti trovi davanti una roba del genere vai veloce, non riesci a schivarla. Allora, a prescindere dal fatto che comunque veloce non ci dovresti andare lo stesso. Va bene, ok, però ci sono, cioè, quelli che mi hanno incontrato dall'altra parte, tutti andavano veloce. Mica fanno la passeggiata come stiamo facendo noi. Ma magari conoscono la strada, sanno i punti pericolosi e rallentano di conseguenza. Sì, può essere. A me piace essere prudente. Poi siamo a Cade Storti. Eh sì, eh. Cade Storti perché se beve e dopo se diventa storti. Ehi, la la, Wow, questa è... Questa è classe. Sembrava quasi un'opera d'arte. La chiamerò Frana su asfalto. Potrei fare una foto e venderla all'asta. E farà mica scherzi, che vedo già delle nuvole. Ma se va via un po' il sole, ci sarà un piacere. Comunque 28 gradi. Oh, quasi sta un po' meglio. Occhio. Scollino. Bella. Sai che adesso hanno messo in vendita alcune case cantoniere? Sì. Sì, perché lo Stato non sa più dove andare per prendere i soldi e quindi ha deciso di mettere in vendita le case cantoniere. E magari c'è anche quella lì, magari viene via a un bel prezzo. Vuoi trasferirti? Sì, beh, non c'è il tetto e mancano le pareti, però vabbè, a parte quello ci sta. Ci metti una tenda dentro. Vedi, compri una struttura del genere, te la piazzi là dentro e hai fatto la casa. Senti come borbotta. No, comunque è bello perché non c'è nessuno. Ma sai che pensavo di trovare molto più traffico? Invece sia in autostrada che per adesso qua... Capito, sono tutti al mare, è ad agosto.
Ho capito, però che ne so io, cioè questo è parzialmente vero, però magari uno, cioè, va a farsi un giro in moto. Cioè, se uno è in vacanza, certo non viene a fare il passo della Cisa. Beh, comunque, cioè, in autostrada sarebbe potuto esserci anche più traffico. Ma no, ma chi doveva partire è già partito venerdì sera. Beh, meglio così, eh. Meglio così, sì. Ma senti come rimbomba lo scarico contro la parete. Bello, divertente, mi sto divertendo. Sì, è bello. A parte qualche punto dove l'asfalto sembra che ci abbia dei problemi di acne. Ma più che acne, che proprio la strada sta salutando questa parte della montagna per trasferirsi più giù. E sta proprio franando. Sì, madre natura mi ha fatto piatta. Che devo fare? Però quello è rimediabile, perché pagando si può rimediare. Al vostro coso che ci avete qua nella testa, se non ce l'avete, non potete rimediare niente. Pensavo ti riferissi ai capelli, se vuoi, per o dire. O anche quello che ci avete sotto, o sopra o sotto, non potete farci niente se l'avete piccolo. Sia, cioè, entrambe le parti, capito? Io nel dubbio comunque mi dissocio. Poi dopo. Ridotto. Ok. Non vogliamo discriminare nessuno. Salute.